parlando di braccio da montone, bisogna assolutamente considerare una cosa, che questo condottiero non fu solamente un capitano di ventura, ma in realtà un uomo che ebbe una visione politica dell'Italia del tempo. Quando lui nel 1416 si impadronì di Perugia, non fece solo questo, ma creò una nuova città. Perché la città che noi vediamo, quella Perugia che noi viviamo, è in qualche modo una forza da lui ideata. A fianco del Duomo esiste la Loggia di Braccio. Questo, pochissimi lo sanno, ha usato per queste costruzioni materiali diversi. Il materiale diverso è il mattone, che a Perugia non si conosceva prima, ma lui se ne fa proprio e lo costruisce su una via che oggi si chiama l'Acquedotto di Perugia. Braccio veramente si allarga in ogni dove di quest'Umbria, al nord d'Umbria, come siamo noi in fondo, nell'alta valle del Tevere. Todi, importantissima perché è la zona dei Monti Martani. Cioè, Braccio ha chiari anche quali sono i limiti del territorio umbro, cioè proprio come costituito da un punto di vista geologico, per riuscire a dargli quello che gli serve per essere unito. La cosa più bella l'ha detto il professor Franco Cardini, che è il più grande medievalista italiano, cioè che se il sogno di Braccio da Montone fosse riuscito, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di Garibaldi.